Proviamo un po' ad approfondire ulteriormente le vicende che riguardano la Fidelis. Lo facciamo inevitabilmente con il nostro esperto di Andria, Peppino Ernesto, che è in collegamento video con noi. Ciao Peppino, ben ritrovato, buon pomeriggio, grazie come al solito per la tua disponibilità. Ciao Mario, buon pomeriggio a tutti. Naturalmente ne approfittiamo per augurare anche buone feste a tutti. Hai fatto benissimo, Peppino. Allora, parto dalla domanda, insomma, un po' scontata. Questa trattativa è davvero vicina alla chiusura, trattativa che, abbiamo detto, porterebbe la società rappresentata da Fabio Baraldi, che comprende anche Vincenzo Todaro, ad acquisire le quote della Fidelis. Vincenzo Todaro reduce dall'esperienza come direttore generale al Foggia. C'è già intesa tra le parti e soprattutto ci sono già le garanzie? Senti, da quello che mi risulta, fra oggi e domani ci saranno incontri decisivi a questo riguardo. Quindi si tratterà di una trattativa che non durerà all'infinito come è capitato anche in passato. Da quelle che sono le notizie in mio possesso, fra oggi e domani si arriverà ad una soluzione in positivo o in negativo per quanto riguarda questo eventuale cambio. Di sicuro la trattativa è ormai avviatissima. Sembra che l'intesa in linea di massima c'è tra le parti, c'è da limare ancora qualche particolare, però grossi ostacoli non se ne vedevano all'orizzonte. Le garanzie, dicevi, le garanzie naturalmente dipenderanno da come si svilupperà l'accordo, e cioè se Roselli uscirà completamente dalla compagine societaria o se invece può mantenere una parte delle quote, una parte minimale, non certo la maggioranza, ma una parte minimale, perché c'è il problema anche delle fideiussioni presentate ad inizio anno da parte dell'attuale presidente dell'Andria, che non credo possano essere cambiate in tempi brevissimi. Quindi io credo che l'accordo potrebbe essere trovato nelle prossime ore, ma che Roselli, almeno per una parte minimale, potrebbe rimanere. Ma lo dico perché penso al discorso delle fideiussioni. Non so se sarà possibile in così breve tempo trovare delle fideiussioni alternative. Era l'ostacolo di cui si parlava quando c'era la trattativa con la Ricchia, e potrebbe essere l'ostacolo anche adesso. Per cui, ecco, ipotizzo, ma siamo nel campo delle ipotesi, che Roselli mantenga le sue fideiussioni con una piccola quota e le risorse per affrontare il resto della stagione e il prossimo importantissimo calciomercato siano portate dall'eventuale nuova società. Parleremo di calciomercato, parleremo poi di colui che potrebbe ricoprire l'incarico di direttore sportivo. Ti chiedo ora invece che fine hanno fatto gli americani, perché per diverse settimane abbiamo raccontato di una trattativa che poteva davvero andare in porto per l'acquisizione del 40% delle quote. Sembrava anche quella una cosa imminente, il cambio delle quote e diciamo, l'ingresso a tutti gli effetti di Crockett nella società, però pare che ci sia stata una frenata notevole da questo punto di vista, dovuta soprattutto ai problemi che Crockett ha incontrato, Nathan Crockett ha incontrato con la sua società belga, e sembra che non sia così intenzionato al momento a entrare a far parte. All'Andria serviva un ingresso immediato, lui ha rimandato tutto a fine stagione, e quindi da qui la necessità di trovare altre risorse, altri ingressi in società, e in pochi giorni si è sviluppata questa trattativa con questo nuovo gruppo che pare sia subito decollata. Quindi attendiamo sviluppi nel giro di 48 ore.
Sarei d'accordo con me, Peppino, negli ultimi tempi alla Fidelis è mancato un aspetto in particolare, quello di saper progettare a lungo termine. Non a caso, poco meno di un mese fa è stato annunciato un nuovo direttore sportivo ed è stato presentato, mi riferisco a Mariano Fernandez, che ha firmato un contratto di un anno e mezzo. Ora, dalle voci che raccogliamo, dalle informazioni che raccogliamo, il gruppo rappresentato da Baraldi avrebbe individuato come uomo mercato Matteo Lauriola, anche lui al pari di Todaro, reduce dall'esperienza al Foggia. Si fa confusione su confusione? Che l'Andria sia sempre stata una società mangia allenatori e mangia direttori sportivi lo sappiamo da tempo. Che si arrivasse all'assurdo, diciamo, di nominare un direttore sportivo che in pratica non ha mai operato, perché adesso doveva cominciare il lavoro di Mariano Fernandez e già si paventa l'ingresso di un nuovo direttore sportivo, si raggiunge davvero il paradosso. Ormai non ci sorprendiamo di più nulla, veramente sono successe tante di quelle cose in questi anni, dalla mancata progettazione sportiva ad una situazione societaria magmatica con soci che entrano ed escono come se fossero ad un supermercato, e quindi diciamo vediamo che cosa succederà nelle prossime ore. Speriamo sia stavolta una scelta ed una definizione tale da poter programmare almeno questo finale di stagione, che per l'Andria si annuncia davvero terribile sotto tutti i punti di vista, vista la delicata situazione di classifica, vista la necessità di intervenire subito e con innesti corposi per irrobustire l'organico. Quindi tutto veramente da decifrare, tutto da decifrare. L'unico dato positivo è che da quello che ci dicono nel giro di 48 ore la cosa comunque sarà chiarita, e speriamo che sia così, perché oltre sarebbe preoccupante anche in previsione del mercato. E direi proprio sì, Peppino, ovviamente gli argomenti, i temi sono tantissimi, si parla anche di un possibile ritorno di Mirko Cudini al timone della squadra al posto di Diao Dudu. Non voglio anticipare tutti i temi di questa sera perché ci sarà una puntata speciale inevitabilmente di Pane, Amore e Fidelis a partire dalle ore 21:15, sarà in compagnia naturalmente di Aldo Losito. Sì, avremo più tempo per parlare di tutti questi temi, cercheremo di farlo raccogliendo ulteriori informazioni nel pomeriggio, visto che ormai questa trattativa si sta sviluppando ad horas, quindi vediamo un po' quello che succede nelle prossime ore. Certo, avremmo voluto anche un ospite della società, però si sa, insomma, la comunicazione non è proprio uno dei pezzi forti di questa società, si è deciso per un silenzio stampa che non faccio una fatica enorme a capire, però l'hanno scelto così, noi ci adeguiamo, faremo a meno dell'ospite per quanto riguarda la società, ma comunque avremo la possibilità di sviluppare tutte le tematiche che riguardano questo passaggio di proprietà per capire effettivamente quale può essere il futuro della Fidelis, anche se l'interlocuzione della società in questo caso sarebbe fondamentale anche per non alimentare voci fuori controllo. Come dico sempre, gli ospiti sono sempre utili per le nostre trasmissioni, ma non indispensabili, nel senso che riusciamo comunque ad andare ugualmente in onda. Grazie Peppino Ernesto, buona preparazione di trasmissione allora per questa sera, 21:15 Pane, Amore e Fidelis con Peppino Ernesto e Aldo Losito. Ciao Peppino. Grazie Mario, buonasera a tutti.